Buonasera ragazzi, io sono Kingslave Corporation e siamo qui oggi su God of War per continuare la nostra avventura. Ma prima devo fare una cosa con l'audio. Perché se io abbasso un po' i dialoghi, tipo l'80%, 80%, pure gli effetti 80%. Vediamo come viene. Perché voglio vedere se la live viene. Quindi Se la scusa. live Ecco, se mi viene. sentite. Ok, mo si sente tipo l'effetto infinito. Ok, si sente ancora l'eco. Audio. Facciamo 65. Qui qua 65. Un altro po', eh. Secondo me faccio tutto a 50. Vediamo un po'. Allora, io non dirò nulla. Scusate, eh. Tanto faccio veloce. Purtroppo non si sente niente, dai. Forse Brock aveva ragione. C'è ancora l'eco. Ma quindi sono le cuffie mie. Ehi. Sì, ehi. Ehi. Andiamo un attimo alla Sindri. Non ti servo più, eh? C'è ancora l'eco. Ma com'è possibile? Se metto sullo stereo. Oggi non garantisco grandi risultati. No, proprio. C'è Quanto vale? proprio. Non hai bisogno di me.
Sono certo che tornerai quando avrai bisogno. Ho capito forse. Guarda. Oggi non garantisco grandi risultati. Te l'ho detto che si è levato, però devo alzare un po'. Te l'ho detto che si è levato, però devo alzare un po'. Tipo così? Non hai bisogno di me. Però devo abbassarlo un po'. Tipo così. Però devo abbassarlo un po'. Oh, meno male che ti sono ancora utile. Sono certo che tornerai quando avrai bisogno. E ragazzi, ho risolto il problema dell'audio. Visto come si fa? E proseguiamo. Perché l'hai trattato in quel modo? Sono stufo, parla sempre del fratello. È vero, ma non serve a niente fartelo nemico. Deve sapere la verità, anche se fa male. È stato inutile e scortese. La verità conta più della cortesia. Tua madre non approverebbe. Non era un... Un attimo ragazzi, arrivo subito. Apposta, io ho risolto. Eccomi qua ragazzi. Stavo parlando con mio fratello per via dell'altro. Sto diventando più forte, ragazzi. Harley, perché non lo fai portare a me adesso? No. Perché no? Siamo... Scoppio di Efesto. Non mi piace. Quasi arrivata. Ce la posso fare. Davvero? Dopo quello che hai detto di lei, ne dubito. Cosa? Che non era una dea? Era meglio di una dea. E non usare mancarle di rispetto. Ok, allora portatela da solo. Allora, voi non sentirete più l'eco. Però io c'ho un problema. Che sento basso il volume del gioco. Però vabbè, se sentite voi, se non sentite voi, cioè se sentite voi senza eco, meglio così. Ah, ho sentito, eh? Non l'ho sentito. Vai. Raga, scusate se i primi minuti ho perso tempo, però devo risolvere questa cosa dell'audio. In teoria mo adesso dovrebbe essere risolto. Risolto.
Andiamo. Il nemico dovrebbe spawnare lì. Non spawna? Non spawna. Perfetto. Sì. La salveremo, non è vero? Boh. Se per salvarla intendi strapparle le ali, allora io voto sì. Basta. Tutti e due. Deciderò io la cosa migliore da fare. Appena troverò quell'uccellaccio malefico. Dell'ultima. Signora, ci dica, perché era in tale forma corporea? Perché ci combatte? Non lo so! L'anima di una valchiria non può rimanere pura in un corpo materiale. Apparteniamo al mondo spirituale. È là che sono diretta. Addio! Io non voglio azzardare ipotesi. Tu sai qualcosa? Sono Mimir, l'uomo più sapiente del mondo. So molte cose. Testa. Sigrun, la regina delle Valchirie. L'audio era lei possiede quel potere. L'ultima volta che la vidi si era resa corporea. Venne a farmi visita dopo la mia reclusione per mano di Odini. Perché? Abbiamo dei trascorsi, se così si può dire. Tipo una storia d'amore? Ah, ragazzo, mi fai arrossire? Posso arrossire? Prima diamo la caccia a queste creature e poi alla tua ex amante? Non ci servono queste distrazioni. È ben più di una distrazione, padre. Sono Valchiri. Sono loro che impediscono ai morti di annientare Milt. Stanno facendo un pessimo lavoro. Non è colpa loro. Qualcuno le ha cambiate. Le ha distolte dal loro dovere. La regina? Non ne sono sicuro. Dovremmo chiederlo a loro. Certo, se la distrazione non è un problema. Allora, dov'è quell'uccellaccio? Passa sotto. E io prima l'ho sentito, eh. Vado a verificare.
Un'idea. No, non c'è. Aspetta. Mamma mia, quanto li odio. Li odio con tutto me stesso. È bello che ragazzi appena arrivano in montagna. Avanti signori. Se ci posizioniamo tutte le abilità. Così sprechiamo un po' dei XP. Se sapevi che eravamo dei, perché fuori quella storia che Odino ci avrebbe seguito per impedirci di arrivare a Jotunheim? Non era più semplice dire che ci vogliono morti perché siamo dei e ci considerano una minaccia? Non possiamo escluderlo. Odino ha modi subdoli e i suoi scopi sono... Basta parlare di Odino e della sua famiglia. Hai detto te, ma sei stupido. Immagino che sarà opera di Odino. Mancato! Ah, ricordiamoci che qui sopra c'è il segreto, eh? Mamma dicevate che gli dei erano cattivi, ma noi non lo siamo, neanche Tyr, né Frey. Gli dei Aesir sì che sono cattivi. E sai una cosa? Odino ha ragione. Siamo una minaccia per loro, perché li conosciamo e possiamo batterli. Beh, non tutti. Non ancora. Magdi ci ha attaccato ed è morto. Non sono migliori di noi. E rimpiangeranno di essersi messi contro di noi. Un'altra cosa. Bravi, bravi che l'avete notato.
adesso leviamo e ci mettiamo questo. Così risultano più potenti. Non voglio. No, cretino! Lo sapevo. Thor ha incolpato me. Me! Per ciò che avete fatto a Magni. Mio padre mi ha chiamato codardo. Direi che ha fatto molto di più. Vattene, o ci penseremo noi a finirti. Vi ucciderò. No. È sconfitto. Non serve ucciderlo. La pagherà per ciò che ha detto di mia madre. Ho detto no. Ma siamo dei. Possiamo fare quello che noi vogliamo. È quello che ho detto a tua madre, poco prima di scoparmela. Che cosa hai fatto? È molto meglio di quello di mia madre. L'hai ucciso contro la mia volontà. Hai perso il controllo. Non mi hai insegnato tu a uccidere. Io ti ho insegnato a sopravvivere. Siamo dei, ragazzo. E quindi dei bersagli. Da ora fino alla fine dei giorni sei segnato. Io ti ho insegnato a uccidere, sì. Ma per poterti difendere. Mai per divertimento. Ma a nessuno importava di lui, comunque. Che differenza fa? Ci sono conseguenze se uccidi un dio. Perché? Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Modera quel tono, ragazzo. Come ti pare? Tanto si sa che fine ha fatto a Magni. Vabbè. Ragazzo, di qua. Ci ho provato, capito? Ci ho provato! Stai in guardia, ragazzo. Se Modi ci ha trovato, Baldur non è lontano. Bene, devo dirgliene quattro. No, non se ne parla. Mi occupo io di lui. Così lo ucciderai, perché facciamo questo ai nostri nemici. Perché anche lui ci ucciderebbe. Farò solo ciò che è necessario. Chi ha acceso queste torce? I morti non hanno bisogno di luce. Stai attento. Basta! Pazzito. Fuori di sé. Oh già, questa stanza.
ma dobbiamo salire. Ulferlo! Ma non ho detto un cazzo. Oh, parli con me? Pensavo non ti piacesse il mio tono. Vabbè. Sai che da qui non si sale, te? Sta zitto. Tieni giù le mani, porca di quella puttana! Distrutto. Anche se prendessimo il carrello, la lotta contro il drago ha rotto l'altra piattaforma. L'hai scordata? Kiko, stai cammino, eh? Molto calmo con me. E se no te spacco la faccia. Chiaro? Scusate ragazzi, un attimo, due secondi. A posto. Il microfono, ragazzi. Non mi spaventare. Devo fare la cacca. No, non è vero. Pensavo che era il calice, invece no. Tanto non si può scendere. Qui c'è la buona manna. Qui c'è l'allamini. È un'altra valchiria. Lo vogliamo fare? Al mio via. Allora, però prima... Vai! Oh.
Avete liberata. Chi ti ha fatto questo? Ricordo solo dolore. E la mia regina mi ha imprigionata qui. Perché? Ah, Sigrun. Ora devo andare. Devo trovarla. Devo ricordare. Già l'abbiamo affrontata la regina delle Valchirie. Pare che la responsabile sia la tua regina. Già, l'ultima volta che la vidi era diversa, cambiata. Non dico soltanto fisicamente, era più volubile. Provai a farla parlare, ma era venuta solo a dirmi addio. Non pensavo che... Mi dispiace, Mimì. La troveremo. Non credo che voglia essere trovata. Proprio non capisco perché abbia fatto una cosa del genere. Non ha senso. E se fosse sua la... Allora la fermeremo. Bisogna liberare le Valchirie e noi siamo gli unici in grado di farlo. Beh, chi credi che ti coprirà le spalle? Fatti tutto questo. Siamo a posto così, ragazzi. Più potente. Ok signori, proseguiamo. E tra poco finiamo la live, signori. Avevo detto che è vero. Avevo detto che domani Atreus, se io ti dico score. No. Dai. Facciamo le cazzo le parate, dai. Facciamo il fenomeno, dai. No, fa il fenomeno, dai. Non imparo se non mi segni. Non segui le mie lezioni. Ho fatto tutto ciò che mi hai chiesto. Volevo solo la verità. Dove hai preso le lame di fuoco? Nascondete.
Uccidere un dio ha delle conseguenze, no? L'hai fatto con quelle lame. Chi altri hai ucciso prima di me? Mi hai sentito? Ti ho sentito. E non sono cose di cui parlare. Non costringermi, ragazzo. Bene. Mimir, indovina. So tutto ciò di cui ho bisogno. Non ho altro da imparare. Ah, congratulazioni. Pizze, io ancora un po' vicino. Abbiamo pizze. È chiaro? Mangi. Dai, raga, uno mi sembra andato lì. Ah, posso? Ragazzi, in tutti questi momenti che ho giocato, quando la mani di sta, quando do cazzo fa? Questo è un borsellino. Borsello. Dai, lascialo per terra, su. Dai, via. Tanto faccio la cazzata. Dai, che c'è. Vai, vediamo che cos'è. Colpo di Iperione. Questo è bello. Questo me lo prendo da lì. La fallo. Ok.
abbiamo il colpo di Iperione. Signori, io direi che la live può finire qui. Vediamo se continuo dopo oppure domani mattina. Pertanto, iscrivetevi su Instagram, su Twitch e su YouTube come Kingslave Corporation. E vi do appuntamento o dopo o domani. Bella, ragazzi!